Siamo in compagnia del general manager della Virtus, Leonardo Scardini. Allora, Leonardo, ieri è arrivata una vittoria importantissima che riapre, se vogliamo, un po' i giochi in chiave salvezza. Che partita hai visto nel derby vittorioso per Molfetta contro l'Ambrosia? Ma, sicuramente riapre il discorso salvezza. Io non sono stato ieri a Vigilia perché purtroppo ho dovuto fare il papà a tempo pieno per impegni personali e quindi non sono stato là sul campo, ho sofferto stando fuori, però ho saputo che c'è stata una grande prestazione del gruppo e soprattutto una grande risposta di tutti a quella che è stata la partita di domenica scorsa in casa. I ragazzi hanno voluto dimostrare che non avevano assolutamente mollato e sostanzialmente hanno voluto dare un segnale a tutti su quella che è la loro capacità poi di portare a casa risultati nei momenti importanti come quello di ieri, che era sicuramente in chiave salvezza, forse l'ultima chance che avevamo per poter disputare questo ultimo rush di campionato con l'idea che insomma un posto per i play-out ci possa essere anche per noi. A Molfetta, si sa, è una piazza di tanta gente appassionata di basket, se ne dicono tante in giro, se ne sentono tante. Come valuti l'argomento, se vogliamo, delle motivazioni che i giocatori riescono a trovare in campo nonostante le tanto chiacchierate difficoltà economiche che ci sono nell'ambiente? Presunte tali o meno, ecco. Ma guarda, io vorrei una volta per tutto chiarire questa situazione, che è una situazione che ci stiamo portando dietro e che ci sta creando sofferenza un po' a tutti. E ti ringrazio anche per avermi dato questa possibilità. Inizierei proprio dalla testa, inizierei dal capitano innanzitutto facendogli gli auguri, perché ieri ha fatto 250 gare indossando la maglietta della Virtus, che ha sempre onorato dal primo all'ultimo momento, e a lui vanno i più grandi veramente auguri e complimenti da parte di tutta la società. A questo vorrei aggiungere quello che è un gruppo che si è integrato perfettamente alle mentalità della società e della squadra. È un gruppo che sta soffrendo dall'inizio del campionato come sta soffrendo questa società. È un gruppo che ha ricevuto soltanto due stipendi, due mensilità e mezzo, e che comunque sta onorando ogni giorno sia fuori che in campo quelli che sono i loro impegni presi verso la società. È un gruppo fatto di giocatori tutti nuovi che sono arrivati a Molfetta con grande motivazione, con grande fiducia, e poi si sono ritrovati a soffrire insieme alla società a momenti di anche di sconforto legati a una mancanza di liquidità economica dovuta purtroppo a sponsor che non hanno onorato alla stessa maniera come questi ragazzi onorano la propria maglia, e questi sponsor invece non hanno onorato gli impegni che avevano preso con noi e che avevano preso soprattutto con i nostri atleti. Giocatori che erano stati presi in una campagna acquisti dove avevamo budgetizzato una certa cifra, ci siamo dovuti invece ricredere su quelle cifre, perché ci sono stati sponsor che all'ultimo momento con contratti sottoscritti oppure con parole date sia a me che al presidente purtroppo sono venuti meno, e questa non è una bella cosa perché i ragazzi hanno dimostrato la massima serietà e correttezza, ma nella stessa maniera questi sponsor non hanno dimostrato la stessa serietà e correttezza. Io ti ringrazio perché veramente aver avuto la possibilità di dire quello che penso per me è importante. Mi sono tenuto tutto dentro, ho aspettato questa partita per elogiare un gruppo fatto di uomini, un gruppo fatto di persone corrette, un gruppo fatto di giocatori che avrebbero potuto metterci su tutti i giornali all'indomani del ritardato pagamento di una mensilità. Invece, contrariamente a quello che hanno fatto tanti altri giocatori, hanno sofferto insieme alla società, si sono uniti insieme allo staff, società, tutti quanti, e sono andati avanti credendo in quello che era l'obiettivo che la società aveva prefissato e dando manforte anche a una società che stava vivendo e sta vivendo ancora un momento tra virgolette, di sconforto legato proprio a delle defezioni anche da sponsor istituzionali importanti. Parliamo di sponsor che oggi sono sulle nostre maglie, che ci avevano assicurato determinate cifre per prendere impegni con i nostri giocatori, che invece poi sono venuti meno, e questo non è un sintomo di correttezza. Questi sono ragazzi che hanno avuto la possibilità
e li cito perché non ho timore di citarli, perché io le cose le conosco. Parliamo di giocatori come Corral, che è stato contestato domenica scorsa e che ha avuto la possibilità a metà campionato di andare a una società che oggi veleggia tra i primi quattro posti in classifica, e la risposta che ha dato la società quando è stato chiamato è stata testualmente queste parole: io rimango a Molfetta perché mi salvo con questa società. Giocatori come Rugolo, che hanno avuto la possibilità di andare in due società importanti, hanno rifiutato per rimanere a Molfetta perché erano intenzionati a rimanere a Molfetta, e tutt'oggi, malgrado abbiano un pesante ritardo dei pagamenti di stipendi, sono ancora fortemente convinti a rimanere a Molfetta. Giocatori come Pozzi, giocatori come lo stesso Petrazzoli, giocatori come lo stesso Maggio, insomma tutti i giocatori che sono stati puntualmente punzecchiati da società ospiti, diciamo, dello stesso campionato nostro, ma che hanno puntualmente denegato qualsiasi possibilità di trasferimento. Questi sono i nostri giocatori, questi sono i nostri uomini, questo è il nostro gruppo e questa è la nostra forza. Questi sono i giocatori che poi la domenica, all'indomani di una partita persa per un canestro convalidato dopo due secondi dalla fine dei 24 secondi a Rieti, si sono visti contestare fuori e dentro il parquet. Questa non è una cosa giusta, perché questi sono ragazzi che danno veramente tutto, non hanno mai ritardato, non hanno mai venuto meno a un allenamento, si sono sempre impegnati. Sabato scorso, prima della partita con i Bicelli, si sono fatti tre ore di allenamento, tutti quanti indistintamente, nessuno escluso, e poi puntualmente magari li vediamo anche, ripeto, contestati in campo o fuori dal campo dai soliti, diciamo, ignoti, ma che a noi sono molto noti. Perché? Perché magari ti sbagliano la partita. Facciamo un esempio, perché mi va oggi di fare esempio. Corral, chi si aspettava che facesse il campionato che sta facendo? Nessuno. Ma ha sbagliato due partite, perché ci può stare. Nella partita contro Rieti nessuno sa che Corral ha giocato con uno strappo di 1,5 cm alla coscia e con un dolore alla spalla che lo ha tenuto fermo per tutta la settimana. Ma queste cose non le sanno. Corral si è fatto un'infiltrazione mezz'ora prima di giocare per stare in campo, ed è stato uno di quei giocatori che ha voluto assolutamente giocare, malgrado l'allenatore lo volesse fermare. Questi sono i giocatori che abbiamo. Orlando, che è tanto contestato come giocatore, che è uno dei giocatori che puntualmente magari viene fischiato, però Orlando magari tecnicamente, come dice qualcuno, non è di questa categoria, ma è un giocatore che per le sue qualità caratteriali e morali può giocare anche in campionati superiori a questo. E la stessa cosa vale per giocatori come Rugolo, la stessa cosa vale per giocatori come Genovese, che è tanto contestato. Sabato mattina mi ha stupito, perché è arrivato in palestra di sua spontanea iniziativa e volontà, ha fotocopiato un qualcosa che ha dato e ha messo in tutti gli uffici nostri, ha dato a tutti i suoi compagni, che era un inno al voler ritrovare i giusti stimoli a tutto il gruppo e alla società, a stare compatti, a stare uniti in un momento in cui questa società sta soffrendo. Un altro giocatore in ritardo di stipendio se ne sarebbe assolutamente sbattuto, scusatemi la parola, sbattuto l'anima, e non avrebbe fatto quello che ha fatto. Questa è la forza di questo gruppo, questa è la forza di questi uomini, che sono veramente grandi uomini. Sono uomini che stanno dando tanto a questa società, e l'hanno dimostrato ieri in una partita così cruciale e difficile, in un momento in cui con altri giocatori probabilmente questa partita l'avremmo persa, perché non se ne sarebbero fregati niente, disinteressati completamente se la società retrocedeva o no. Invece loro vogliono restare in questo campionato e lo vogliono fare con la Virtus. Io apprezzo questi ragazzi, perché sono grandi ragazzi e sono grandi uomini, fuori e dentro del campo. E mi dispiace quando li vedo contestati fuori e dentro del campo. Io sono uno, probabilmente tu lo sai, sono uno che si mette sempre davanti al giocatore, davanti alle staff, e gli fa scudo davanti a tutti. Perché noi viviamo durante la settimana con questi ragazzi e noi sappiamo quello che soffrono. Non è facile andare avanti senza avere soldi per andare avanti, non è facile andare avanti sapendo che non si riceverà lo stipendio, non è facile andare avanti sapendo che magari non c'è una famiglia alle spalle che ti possa coprire. Ma lo stesso si va avanti. Diego sta a 10.000 km di distanza dalla casa. Non è facile per una persona vivere sapendo che il giorno dopo non può ricevere lo stipendio e quindi che probabilmente non sa come fare per arrivare alla fine della giornata. E il tutto perché? Perché c'è chi
si è tirato indietro. Ci sono sponsor che si sono tirati indietro e che non hanno fatto la stessa figura dignitosa che stanno facendo questi ragazzi. Questi ragazzi, malgrado non prendono gli stipendi, li stanno schiaffeggiando a mani aperte a questi sponsor, perché non hanno fatto il loro dovere e loro invece lo stanno facendo puntualmente.